Mio carissimo Giuseppe, vederti indossare con orgoglio la divisa, vederti stringere il fucile, vederti partire, mi ha riempito il cuore di sofferenza. Mi si è stretto il respiro pensandoti al fronte. Certo, per tutti i pericoli che corri, ma soprattutto perché nei tuoi occhi ho visto la convinzione. Come puoi andare fiero? Come puoi condividere ciò che ti sta attorno? Come puoi accettare la piega che ha preso la nostra Italia e le idee ingannevoli che si insinuano tra noi? Mio caro fratello, siamo cresciuti insieme e da quando mamma ci ha lasciati io mi sono presa cura di te. Ti ho visto muovere i primi passi, ti ho accompagnato a scuola, ho provato a spiegarti la vita con i miei occhi. Ti ho insegnato a dare valore ad ogni persona, a capire che non ci sono differenze tra noi e chi non è italiano o appartenente ad altre razze. Pensaci, cosa vuol dire razza? Che etichetta è mai questa? Ma poi, tu sei cresciuto in un'Italia diversa, dove c'è posto solo per alcuni. Quelli che ogni giorno ci martellano con leggi ingiuste, che propongono modelli di vita in cui è vietato pensare diversamente. Proprio quelli che ti hanno convinto a metterti la divisa. In quest'Italia la gente sparisce. Pensa che la mia amica Gabriella mi ha detto che della comunità ebraica a cui appartiene sono in molti ad aver ricevuto l'ordine di presentarsi in luoghi di raccolta per poi sparire su treni diretti chissà dove. Non renderti complice di atrocità che ti assicuro stanno accadendo. Ah, se potessi essere lì al tuo fianco per portarti via. Però potrai pensarmi quando stringerai tra le mani il ciondolo che ti ho regalato. È un oggetto molto prezioso, perché dentro c'è tutto il mio amore. Torna indietro, torna indietro, torna indietro, fratello. Con tutto l'affetto che provo per te, con l'amore che ci ha sempre legati, spero che le mie parole ti aiutino ad aprire gli occhi. Tua sorella Maria.
Ehi Alice, vuoi vedere una cosa? Sì, certo. Guarda, questo è un ritratto della mia bisnonna. Si chiamava Gabriella. Oh, quanto è bella. È l'unica immagine che ho di lei. Tutte le sue cose sono state bruciate durante la Seconda Guerra Mondiale, quando è stata deportata in un campo di concentramento dai nazisti. Oh, mi dispiace molto. Anche molti dei miei parenti sono finiti in quei posti orribili. Quanto devono aver sofferto. A quei tempi mia nonna era una ragazzina minuta. Mamma Gabriella le ha trovato un nascondiglio dietro una finta parete che avevano in casa. I nazisti non se ne sono accorti. A volte ci penso, se fosse andata diversamente, io non sarei mai nata. Ehi raga, ho visto una casetta nel bosco, ci andiamo? Ho sentito dire che quella casa è infestata da un fantasma, a quanto pare di un professore di storia. Dicono sia morto lì dentro. Sì, certo, proprio un fantasma. Camilla, sei bravissima a inventarti queste storie. E secondo me non è neanche una buona idea andare in quella baita. Potremmo farci male. Uffa Alice, sei sempre la solita. Dai, andiamo, ci divertiremo. Io sono d'accordo con lei, abbiamo appena iniziato a giocare, non ho voglia di abbandonare la partita. Boh, fate voi, io ci vado lo stesso. E va bene, allora ci vengo anch'io, però se vi fate male io vi ho avvisato. Ma sì, dai, andiamo, ho sempre sognato di vedere un fantasma. A vedere il fantasma? Sì, certo, ma quale fantasma? Dai, non c'è nessun fantasma. Questo lo dici tu. Ma dobbiamo proprio entrare. Va bene, ragazzi, vado io. Ragazzi, sembra abbandonata da anni. Che freddo. Sì, ma proprio freddissimo. Questo posto è inquietante. Proprio per fantasmi. Sì. Boh! Cristo, è stato per i fantasmi. Sì. Però questo posto ha messo bene. Sì, molto meglio di quello di prima. E cosa ha messo bene che potremo anche cenarci oggi. Sì, sì. Oddio. Cosa cavolo è stato? Chi è stato? No, dite la verità. Adesso mi arrabbio. Proviene da quella porta. No. I fantasmi non chiedono aiuto, non può essere un fantasma. Appunto, non no, è un fantasma. Ma può essere pericoloso. Se, l'hai detto pure te, i fantasmi non chiedono aiuto. No, non è un fantasma. Sì, sta chiedendo aiuto. Stai ha fermo, bisogno di noi. Secondo me non è stata una buona idea. Ragazzi, c'è un uomo, venite. Venite a vedere. Oh. Ma chi sei? Ma perché sei vestito con una divisa militare da alpino? Aiuto. Aiutatemi. Aiutatemi, ragazzi. Per favore. Sto perdendo molto sangue. Oh. Aiuto. Aiuto. Aiutatemi. Vi prego. Aiutatemi. Certo, cosa possiamo fare per aiutarla? Credo di avere qualche cerotto nel portafoglio. Ma cosa dici? Non bastano dei cerotti per curare quella ferita. Credo che ci voglia dell'altro. Un ago, del filo, una garza, del disinfettante. Per favore, ragazzi, aiutatemi.
Ok, non si preoccupi, faremo una lista con le cose da prendere, andiamo e torniamo subito. Grazie, grazie ragazzi, ma sbrigatevi. Sbrigatevi perché non so fino a che punto potrò resistere. Non riesco proprio a capire come possano aver inventato una macchina del tempo nel 1940. È vero, è un quesito interessante. Potrei capire oggi che la scienza e la tecnologia fanno ogni giorno passi da gigante. Ma quasi 100 anni fa... Certo che sarebbe bello poter viaggiare nel tempo. Io per esempio tornerei nell'antica Grecia per ascoltare le orazioni di Platone e di Socrate, assistere agli spettacoli teatrali di Euripide... Oppure conoscere personaggi famosi, magari grandi artisti come Leonardo, Michelangelo, Caravaggio. Ma ci pensate? Beh, io mi accontenterei di tornare indietro nel tempo in una settimana con un almanacco di scommesse sportive per poter scommettere. Esatto, proprio come Ritorno al futuro. Il solito venale. Comunque questa è una storia incredibile. È davvero come essere protagonisti di un film. Non c'è nessuna macchina del tempo, ragazzi. Io credo che la spiegazione di tutto sia da attribuire a questo amuleto. Non so come funzioni o come sia successo. Sono sparito nel nulla in uno schiocco di dita. Anche se il colpo di fucile mi ha raggiunto lo stesso. Non so cosa mi aspetta fuori da questa stanza. Non so la realtà in cui vivete. Ma spero non sia brutta come quella che ho lasciato. Vedete, il mondo era scosso da una tremenda guerra mondiale. Noi conosciamo molto bene questa guerra. Molti dei nostri nonni sono morti in quei dannati campi di concentramento. Nei riguardi della politica interna, il problema di scottante attualità è quello razziale. Anche in questo campo noi adotteremo le soluzioni necessarie. Ok ragazzi, non so come tornare indietro nel tempo. In fondo non so se voglio farlo. Però in questo momento sono molto stanco. Devo riposare. Così che la ferita possa rimarginarsi al meglio e possa recuperare tutte le forze. Ma vi ringrazio molto. Mi avete salvato la vita. È stato un piacere aiutarla. Torneremo domani con altre medicine e altro cibo. Ciao, domani.
Voi che vivete sicuri nelle vostre tiepide case, voi che trovate tornando a sera il cibo caldo e visi amici, considerate se questo è un uomo che lavora nel fango, che non conosce pace, che lotta per mezzo pane, che muore per un sì o per un no. Considerate se questa è una donna, senza capelli e senza nome, senza più forza di ricordare, vuoti gli occhi e freddo il grembo, come una rana d'inverno. Meditate che questo è stato. Vi comando queste parole, scolpitele nel vostro cuore, stando in casa, andando per via, coricandovi, alzandovi, ripetetele ai vostri figli. Vi si sfaccia la casa, la malattia vi impedisca, i vostri nati torcano il viso da voi. Thank you.